frutta sempre, sì, eccetera. Allora, tu sei entrata con i germogli, sì, che, di cui abbiamo parlato con il nostro Matti il contadino, perché oggi ci fai... Oggi faccio dei ravioli cinesi, e andremo ad impreziosirli con una fantastica insalata di germogli, perché questo è il periodo dove proprio dobbiamo fare il pieno di tutti questi valori nutrizionali, queste vitamine. Nel germoglio ce n'è tantissimo. Nel adesso parleremo con l'Evelina dei, esatto, germogli. Però prima iniziamo a vedere gli ingredienti e a impostare la nostra ricetta. Allora, gli ingredienti, sì, del ripieno sono... Allora, qui abbiamo la farina e l'acqua, che adesso poi faremo l'impasto. Poi abbiamo il cavolo, il cavolo grattugiato. Abbiamo la carota, il cipollotto, della pancetta di maiale e della carne di vitello. Abbiamo un pochino di salsa di soia e il nostro ondashi. Se l'abbiamo l'ondashi, se no c'è anche l'ajinomoto, che è proprio più cinese. Però noi... Ok, che cos'è? È il glutammato! Cos'è un glutammato? Sì, è un glutammato molto prezioso. Purissimo! Di tonno. Ma cosa fa il glutammato? Da sapore. È l'umami. Da sapore. È l'umami. Ecco, ma non gonfia il glutammato? No. Ma diciamo che può dare problemi a soggetti che soffrono di cefalea, perché contiene delle sostanze come l'istamina e la tiramina, che possono dare problemi a chi ha questa sensibilità a queste sostanze. Poi contiene molto sodio, quindi si può sostituire a sale, non bisogna abusarne se abbiamo problemi di pressione, ma sicuramente da gusto un pezzettino va bene. E poi basta, dai, non abusarne. Se basta, esatto, non abusarne. Allora, ciao, e poi, questo è il ripieno. E poi per la salsa abbiamo il latte di cocco, mi raccomando, quello per cucinare, non quello per fare colazione, perché sono due cose diverse. La salsa di soia, il peperoncino, il cipollotto e poi per i nostri germoglietti, mandorle e due gocce di aceto di riso. Ok, vediamo. Allora, sapete che la nostra Franci, però tu hai cucinato, insomma, hai fatto tanta esperienza in un ristorante giapponese. Sì, in un ristorante giapponese. E si fanno i ravioli anche in Giappone? Allora, però... si fanno anche i ravioli, sì. Allora, in giapponese, nel ristorante giapponese si fanno gli gyoza, che è il nome tipico di questo raviolo. La differenza qual è? Innanzitutto nella porzione, perché in quelli cinesi ci sono più cicciotti, cioè un po' più di ripieno. I giapponesi sono un po' più braccini. Sono più braccini, quindi noi facciamo i cinesi anche noi per quello. E poi quelli giapponesi sono tendenzialmente più delicati, mentre quelli cinesi sono molto più saporiti. L'uso, certo, del maiale è un pochino più importante. E quindi, è così, vero, sì, Lorenzo? Sì, poi stiamo parlando di un tipo di ravioli, perché come intanto noi... Intanto noi stiamo mettendo tutti gli ingredienti, sì, insieme. No, come noi ne abbiamo tantissimi tipi, cioè solo cappelletti, tortellini, cappellacci, ravioli, certo, tortelli, così. Anche in Cina vale lo stesso discorso, cioè hanno mille nomi, mille tipi di preparazione. Questo forse è il più... Cioè, come da noi il tortellino è, diciamo, la pasta ripiena più celebre, anche in Cina questo è quello è anche giusto, più esportato. Quindi abbiamo messo tutti gli ingredienti. Adesso vi chiedo, quali sono i più buoni secondo voi? Io preferisco quelli giapponesi, ma perché mi piacciono tante. Di più, ne ho fatti tanti, siamo più amici. Siete più amici tu? Io preferisco gli xiaolongbao, che sono cinesi, che sono dei ravioli ripieni di brodo. Cioè c'è la carne di maiale e il brodo. Il brodo è gelificato, di modo che quando lo cuoci ritorna liquido, li mangi. Comunque abbiamo capito che abbiamo un sacco di tempo per fare tutti i tipi di ravioli. Ah, potremmo anche farne uno al giorno, non basterebbe. Quindi... Va allora. Bene, noi abbiamo fatto quelli più golosi e anche quelli più vicini, insomma, alla, sì, nostra cultura. Abbiamo iniziato con questi, poi via via, no, sì, proviamo. Quelli che mi sono anche un pochino più familiari, che, certo, non è che vengo a raccontare le cose che non so. Adesso cosa ci aggiungi? Un pochino di salsa di soia, okay, poca, e poi ho messo un pochino di ondashi. Okay. E qui facciamo rosolare, teniamo mescolato, ci vorrà una quindicina, 20 minuti e lui è pronto. E lui è pronto. Guarda. Inizio facendo la pasta, quindi... E che solo acqua e farina, acqua la loro pasta farina. È molto semplice, molto non c'è semplice. Mai l'uso l'acqua di uova. Tiepida. Tiepida? Sì. Perché tiepida? Perché comunque abbiamo una... diventa più elastica. Ok. Diventa un pochino più elastica. Qui facciamo andare e ok. Tu mi fai la salsa al cocco. Dimmi, io cosa voglio... Metto qua, allora, qua. Un metto dentro. Sì, un filo d'olio prima, per cortesia. Perfetto. Sì, prendila l'iniziativa con me, Anto. No, io ormai non prendo più iniziative, no, perché qua... No, dopo mi dicono un goccio d'olio, poi cosa ci metto? Poi ci mettiamo il cipollotto, te lo passo io, che così sì, non ti sporchi le mani. Perfetto, vedi che sfrigola. Sfrigola poi già. Poi gli metti il latte di... come si dice? Il latte di cocco. Di cocco. Latte, quello non da bere, ha ragione, no, quello per cucinare. No, perché sennò non viene la ricetta, ecco, giusta.
abbassiamo. Così messo peperoncino? Un po' di peperoncino e facciamo andare. E facciamo andare, quindi tutto molto semplice, come vedete. Sì. Questa naturalmente è il ripieno che ha fatto 15 minuti e che deve essere freddo. Sì. No? Perché se no... Assolutamente. Ecco, quindi no, questo solo per dirvelo. Mentre qui c'è la nostra vaporiera. Adesso perché dobbiamo ti faccio al vapore. Mettere quel foglietto lì, per cortesia. Dove lo metto? Nella vaporiera. Perché? Alla base. Allora, così... guardate, vaporiera acqua sotto, quindi queste vaporiere di bambù ce le abbiamo tutte. Perché serve? Che perché si... sennò si appiccica e poi pulirlo è un po' un casino. Ah, è giusto, sì. Hai ragione, è vero. Solo pulire... è praticità. Esatto, noi donne poi siamo pratiche. Comunque io faccio ancora che ma cucino. Ma come fa a venirti questa pasta così elastica? Cioè solo acqua e farina, acqua tiepida, sì. Farina e viene voi così. Voi attenetevi alle proporzioni che vi ho dato e vedrete che funziona. Facciamo tipo il dei calore. Gnocchetti. Tipo dei gnocchetti, gli diamo una botta, così, un po' anche un antistress, no? Sì, come no così. Di questo periodo, così, tac. Tac. Beh, mi metti anche a cuocere che così i ravioli, dimmi. Per favore? Sì, certo. Grazie. Ah no, aspetta, ti scotti, faccio io. No, no, ma che mi scotto, dai, vabbè, mettiamoli, vedete, questi sono... Quanto hanno di cottura? Ma 5-6 minuti. Dovete sì, comunque stare attenti perché la vaporiera esce il vapore. Ah, aspetta. Che è caldo. Mamma, non ci vedo. Aspettate, tolgo gli occhiali. Sì, che anzianità. Perché ragazzi, ha messo devo andare a rifare... tutti li metto? No, così sono, perché se no si appiccicano. Allora tolgo uno. Toglilo uno, dai, fammi un favore. Uno e due li tolgo, via. Li cioè, cuocio ragazzi, dopo. Li adesso... richiudo? Sì, grazie. Quanto devono cuocere questi ravioli? 4 minuti. 4 minuti. Intanto però vediamo come si fanno, vedete? Esattamente. Li abbiamo schisciati e poi diventa come una specie di mini piadina. Sì. Piccola, una tigella, una, per darvi un'idea di proporzioni sì, a noi cara. Un dischetto. Poi tra l'altro i ravioli cinesi tutti noi li abbiamo mangiati almeno una volta, cioè un classico sì. Piatto che piace anche a noi. Però poi ci sono delle cose che magari sono lontani dal nostro gusto, invece allora. Questi... Quindi ricordiamo il ripieno, ci abbiamo messo dentro la carne di maiale. La carne di vitello. Vitello. La pancetta del maiale, il cipollotto. Poi ci abbiamo messo la cosa? Carota, la e carota, il cavolo. E via. E adesso vedete, quando è freddo lo chiudiamo così, come se fosse un raviolino. Vai. Però ecco, sembrano, come si chiamano, i malloreddus, no? Un po' i, no? I colurgiones, dici i colurgiones, sì, i malloreddus, i colurgiones. Ci sono anche quelli chiusi a colurgiones, ma ci sono tantissime chiusure da... È una pasta che si chiama creste di gallo in che alcune regioni e sono chiuse così. Comunque è facile chiudere, quasi più facile, perché vedete, voi facciamolo vedere bene, Franci. Sì. Allora, così, acqua. Pochissima. Vedete, pochissima. Ci asciughiamo le mani, Poi gli diamo poi non giusto... bisogna avere fretta, Gli orientali fanno le cose con calma. E poi facciamo, vedete, facciamo dei pizzichini. Dei piccoli pizzichini che mano a mano si fanno, gli dà questa forma un gli po'... Gli diamo un po' rotondo, sì, così. Perché ricordiamoci che dobbiamo prenderli con i bastoncini, quindi deve essere comodo esatto. Per essere mangiato con i bastoncini. Questo va di bestia. Qui spegniamo. Qui spegniamo. Allora, adesso prendiamo i nostri germogli, poi magari ne facciamo ancora uno se c'è tempo. Allora, intanto germogli io li di qua. Pisello, ah, che belli che sono. Così, questi qui di rapa rossa, ragazzi, no, ma io ve li consiglio, sono fotonici. Fotonici rende l'idea? Fotonico rende l'idea. No, ma ti prego. Ma abbiamo visto come si fanno veloci a no, casa. No, ma assaggiane uno. Si può assaggiare così? Eh sì, perché comunque sono già puliti. Sono buono, una miniera davvero. Di minerali, di sapori. Mm. Proprio perché nel germoglio c'è la maggior concentrazione dei nutrienti che poi esplodono nell'ortaggio, nella adesso ci sono le primule crescita. Nel bosco, le posso mangiare? Sì, non se so. Non ci sono se gli agenti chimici, non ci sì. Sono agenti chimici nel bosco. Cioè proprio due gocce, ragazzi, di aceto. Ah, di aceto di riso. Aceto servono per dare un po' di equilibrio al nostro piatto. Possiamo mettere il limone, ma mi raccomando, non esagerate perché altrimenti il germoglio si affloscia, cuoce e perde tutto quello che noi siamo stati lì a ricreare fino adesso. Quindi il rispetto. E le mandorle? Adesso. Adesso. No, voglio capire. Volevo fare cosa così. Fai? Non ho guarda, capito. Volevo iniziare un attimo a impiattare. Che così. Ah, quindi il cocco col cipollotto, no. Il peperoncino. I profumi, ragazzi. E un po' d'olio, i profumi e questo è vorrei l'accompagno. Cioè dove possiamo anche intingere il nostro sì. Raviolo.
poi i germogli, che tanto, come dire, tipico. Dovremmo imparare anche noi di più a usare i germogli rispetto, sì, alla cultura, no? La cultura orientale li usa moltissimo, noi molto meno. Anche arricchire il ripieno del raviolo con delle verdure, perché anche questo è, esatto, un ottimo, certo, germoglio. Se uno vuole fare la versione vegetariana, mi raccomando, basta sostituire le quantità delle verdure, che, della carne che abbiamo messo, con un valore vegetale e quindi siamo a posto. Mandorle. Cioè, le mandorle. Ma ci vedi senza occhiali? Sì, da vicino sì, pota, sono in quel periodo dove da lontano non, no, ci vedo niente. Dicevo, boh, non lo, allora, so, adesso là, non vedo, là non là vedi. È niente, là è colore. È colore, però, qui però sì, ci vedo vicino bene. No, l'importante è che tu veda, perché adesso ti sei tolta gli occhiali. No, no, li ho messi lì. Mamma, l'anzianità. L'anzianità. Ragazzi. Sì, magari. Occhi di ragazza. Vedi che meraviglia. Va che piace. E questo è già molto saporito, perché dentro, ricordo, c'è la pancetta, c'è la carne di vitello, ci sono le verdure. La salsa di soia. Non mangiate la carne, mettete solo le verdure, i germogli, la salsa di soia. Un po' come si chiama, glutamina? Ma è molto equilibrato perché non è esagerato nell'apporto dei grassi, delle proteine. Ben bilanciato, quindi. No, e comunque che io sono contenta che mi fate fare questi ma piatti, sì, diversi. Anche noi. Come dire, tu sei molto brava a fare questi piatti, oltre che i tuoi, diciamo, di zona. Senti, ma te lo chiedono anche a domicilio questi piatti? Quando sì. Tu, sì, 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 sì. Perché i ragazzi molto. Poi amano molto il sushi, amano molto queste cose. Ravioli cinesi by Francesca Marsetti. Grazie, grazie Franci.